Benvenuti, benvenuti! Benvenuti cari amici telespettatori! Cari amici telespettatori, oggi giochiamo insieme un gioco nuovo. Finalmente, finalmente, proviamo un nuovo gioco. Tunic! Chissà come sarà. Chissà cosa ci aspettiamo da questo gioco. Cominciamo subito. Dove ci troviamo? Ah, siamo la volpe. Ok, abbiamo la stamina. E nient'altro. Solo che, essendo un rumoraccio assurdo, mi aspettate un attimo, che non può essere una cosa del genere. Quindi adesso facciamo apri mix il volume e tunic lo abbassiamo un pochino perché se no moriamo. Ok. Bella questa grafica, molto carina. Bello che non posso cadere. Cosa dovrò fare? Probabilmente andare lì in mezzo. Ok. E qui non serve a niente, quindi andiamo, dobbiamo andare avanti. È molto, molto. Ma non posso. Ah! Che cazzo significa? Attenzione! Ok, va bene. Posso cadere? Non posso cadere. Nemmeno qua posso cadere. Quindi addentriamoci dentro questa parte per vedere dove possiamo andare. Attenzione, che cosa significa X, Y, B? Fino adesso non posso fare assolutamente nulla. Qualcosa potrò fare prima o poi. Entriamo qui dentro. Forse dobbiamo entrare qui dentro, chi lo sa. Oh, ah. Attenzione. Un bel bastone. E vai, cazzo. Un bel cazzo di bastone. Che cosa ci faccio col bastone? No, voglio solo X. Ah, già, solo qui. Posso menare. Posso menare col bastone. Boh, 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 boh. Wow, ma che figata. Posso menare col bastone. Mi piace. Mi piace. Questo non gliela fa più. No, no, che cazzo è? Che cos'è il letti? Dov'è il letti? Ah. Bene, 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 si comincia a capire qualcosa. Mamma mia la potenza di questa volpe. Continua con il bastone a far male a tutti. Ah. Hero's Grave. Ok. Apri. È chiuso. Dobbiamo cercare una bella porta. Andiamo su, vediamo. Qua non c'è niente. Dentro questi alberelli non c'è niente. Tra parentesi, gli alberelli che mi arrivano alla vita. Direi che io sono una volpe super gigante, a quanto pare. Ma va bene così, ma va bene. C'è un cattivone. O due, o uno. Oh, sto per morire. Come si recupera la vita qui? Non si recupera. Cioè, qui non si recupera la vita. Non c'è un cazzo di modo per recuperare la vita.
niente, vabbè. Prima o poi ci troverò a spaccaroccia. Ah, ok. Ehi, ma c'è lo scaricone, basta solo per un saluto. Com'è il gioco? Ho cominciato ora, Simone. Però sembra carino. La grafica è molto carina. Ah. Attenzione, succede qualcosa. Mi hanno buttato qui in mezzo. E non so cos'altro fare. C'è una chiave. Sì, prendiamo la chiave. Oh, bene. Abbiamo preso la chiave. Wow, quanta gente, fa vedere. È piena di gente. Ora con questa chiave posso andare nell'Hero's Grave. Sicuramente. I think so. Vediamo, vediamo. Visivamente strabellino, esatto, molto bello, sì. Devo capire un attimo com'è. Scriva le cose. No, acchiappa questa. C'ho una potenza che è assurda. Niente, fugo. Ciao Simone, grazie mille per essere passato. Non so, ci si può. Ci si potrà farà in qualche modo prima o poi. Certo, aggiungiamo la chiave. Oh, entriamo nell'Heroes Grave. Addio, addio. A domani allora. Recupera bene domani, mi raccomando. Ah, ok. Beginning your adventure, East Forest. Game screen, health, stamina, magic. Ma non ce l'ho la magic. Everything hurts way more when I'm tired. Equipment, magic potion, che non c'ho. Focus preview. Ok. Grazie mille. Non ho capito bene cosa sta succedendo, ma grazie comunque. E andiamo avanti delle legnettate. Dai, dai, legnettiamo tutti. Come legnettiamo noi? Nessuno mai nella vita. E mi ritrovo vivamente da quest'altra parte. Vivamente e vivacemente, per proprio dirla tutta. Ho bisogno di spaccaroccia, ma non ce l'ho. Quindi l'idea è quella di salire sopra queste scale. Ma se si trova niente dentro queste foreste, perché sennò che cazzo ci passano? Ci stanno i Pokémon, no? Poi a che servono questi soldi? Altri soldi, giù, vai. Dai, Gio, soldi su soldi, via. Andiamo qua sopra, vediamo quello che c'è qua sopra. Forse c'è qualcosa qua sopra. East Forest, vai, East Forest, let's go. Vediamo cosa c'è nell'East Forest. Boom, 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 boom. Bene, bene. Continuiamo a distruggere tutto. Sì. Ok, LT, RT lo scudo, vedi? RB la pozione. LP, non si sa. LS, me muovo, sicuramente. A, ok. Quindi lo scudo, ci si scuda con questo. Ma io non mi sto scudando. Forse c'è bisogno di uno scudo. Per scudarsi.
Ne rivendi per quanto è il cazzo, giusto? Potrebbe essere. Vediamo. Continuiamo a non recuperare vita. Cioè, quando è che posso averci le pozioni per recuperare la vita? Lì c'è qualcosa di importante. Me lo sento. Ma noi andiamo avanti. Qua cosa c'è? Niente. Ah, scendiamo. Cazzo. Sono caduto. E vai, posso recuperare la vita pure qui. Let's go. C'è un qualcosa che non mi serve a niente. E usciamo. Dove mi trovo uscendo? Nella East Forest. Ah, lassù c'è Sableye. È una cosa tra Porygon e Sableye. Eccolo. Quando le acchiappo, però il problema è... Ok, cosa significherà? Ci vorrà un coso, secondo me ci vuole un secchio o qualcosa. Questi fanno veramente schifo. Oh. Ma come si schivano? Che odio immenso. Come cazzo si schivano le cose? Oh, un'altra mappa. Ah, sì. Ok, target lock. RT. Questo. Ah? Ah, and don't corro. Ah, corro qua. Face your adversaries con LT. RT, focus and block. Oh, deciso. Ah, vedi come corro. Ci voleva sta cosa, eh? Hero's Grave. Andiamo in giro, vediamo. Fatto, Hero's Grave. Eccolo. Non c'è stato tutto sto... Dove mi trovo? Wow, che figata! Cioè, sono negli inferi. In un mondo fatato. Subito morto, attenzione, amici. Muore già la prima volta, così. Come se niente fosse. Cioè, da come se molto fosse. Dove mi trovo? Dove mi trovo? Guardhouse. East Forest. Qui è esattamente dove volevo essere. Ah, qua ecco. Hero's Grave. Devo ancora capire come cazzo parasse. Questo è un problema. Eccolo. La potenza. La potenza.
Dico solo la potenza. Questo per esempio non lo posso acchiappare, però lui sì. Mamma mia, come schiva tutto, mamma mia. E ora? Posso salire qua? Così, come se non ci fosse un domani. Ohia. Io dico solo state calmi, perché Diego qui è troppo forte in questo gioco. Tunic spacca. Spacca la grande, amici. Torniamo qua. Torniamo qua. Ci rimettiamo un po' di vita, perché sennò è un problema. Eccola. Let's go. Adesso spero non siano rinati tutti. Se no, stiamo con da capo. E invece è esattamente così. Via, ritorno indietro di nuovo. Che ho fatto veramente schifo. Che ho fatto veramente schifo. Quindi ogni volta che io faccio passare del tempo per recuperare la vita. Niente, va. Corriamo, corriamo, corriamo. Forte. Porca. Dove va per forza così? Niente, che potenza è? Morto. Let's go. Sto per morire alla grandissima proprio. Ma stavo proprio con zero di vita. C'è un modo per ritrovarci se un po' di vita? Se c'è un nemico. Una spada! Sì, cazzo. Certo. E vai, una spada.
Oh, e finalmente si taglia qualcosa. Oh, guarda che figata. Let's go, tagliamo tutto. Tagliamo tutto. Quindi ora che c'ho la spada che taglia tutto posso anche andare qua. Vediamo questo. Ma inutilità proprio. Tu guarda come è cambiato tutto nella vita dopo questa spada. Questa sì che è stato un bell'acquisto, guarda. Guardala se non è stato un bell'acquisto. Questi tagliano. Prima si ritorna qua. Si prega il nostro Volpozzo in modo che mamma mia, ma che è sta potenza di percosse? Cazzo ci faccio più soldi, perché se non ci faccio niente adesso posso bloccare? No. Saliamo. Let's go. Una potenza della natura. Cazzo! Oh! Ma che cazzo! Let's go again! Vai! Butta su! Vediamo un po'! Sto per morire, sono quasi morto praticamente! Sono un cazzo di morto che cammina, però non ci interessa, ne ho anche stesso. Sperando che avanti si trovi qualcosa di. Guarda osso. C'è un posto dove posso pregare? Cazzo. Cazzo, pezzo di cazzo. Dio mio, spero che non siano rinati nessuno. Già quando pare sono rinati tutti. Invece no. So che non è per fifoni come me. Adesso ci sono già andato. Ah, questo mica me l'avevo visto. Una bella scala. Sì, adesso li ammazzo con una botta questi.
cioè nemmeno proprio li guardo. Vieni giù se hai il coraggio, vieni. La verità, non ce l'hai il coraggio, eh? Di la verità, di. E voilà. Sì, una pozione, finalmente, cazzo. RB. Così io me l'ho sprecato. Una grandissima. Ma se dormo me la ridanno? Secondo voi? Secondo me no. Let's go. Let's go. C'ero quasi, no! Lo batto, ce la faccio, lo batto. Ce la faccio, ce la faccio. Me lo sento che ce la faccio. Due ne devo fare, no tre. Porca puttana, c'è anche RB, vedi? Diego, che palle, sto al telefono, spero di fare in tempo prima che finisci. Ciao, ciao Francesco, come va? Spero tutto bene. Ho cominciato un nuovo gioco molto molto carino. Si chiama Tunic. Ho già preso la spada, so fortissimo. Sono proprio una roba straforte. Sono già morto 3 o 4 volte. Cazzo, cazzo, sì. Dico solo sì, cazzo, cazzo, sì. Morto alla grande, cazzo. Senza nemmeno colpire, farmi colpire una volta. Cosa troverò qui dentro? Cosa troverò? Sì, un'altra pozione. Vai, 2 pozioni. E questo però non ci posso andare perché però non posso saltare. Ma prima o poi troverò qualcosa per far saltare. Farmi saltare. Va bene, dai. Piano piano. Costruiamo il nostro.
mondo. Mamma mia, comincia a essere molto forte questo Diego. Ma di cosa parliamo? La potenza. Zaccate, zaccate, zaccate. Un bel po' poco di stamina, devo dire. Vediamo ora dove posso andare. Vediamo un po'. Qua pure ci sono andato. Qua non ci posso andare. Già mi sono bloccato. Perfetto. Può essere, da qualche parte posso, potrò andare. Ah, tipo qua. Vedi che da qualche parte potevo andare. Oppela. E quello là sopra, come ci si arriva là sopra, secondo me? Saprei, sai. Let's go, continuiamo. Continuiamo ad andare in giro. Spero che mi aumenti la stamina prima o poi, perché così che posso fare così pochi salti. Ero abituato con Hollow Knight a spammare la grande tutto. Come se non ci fosse domani. Naturalmente non sto dicendo che Hollow Knight è meglio, eh. Penso non lo dirò mai nella vita, però. Ma! E questo mi metteva paura prima? Oh my god! Cioè, ma di che stiamo a parlare? Questa potenza di percorso è... Guarda un po' qua. Questo te lo immaginavi? Che cazzo è questo? No, ho sbagliato. Posso sempre attaccare, anche senza stare. No, che cazzo? Perché? Ah, così. No, no, no! Vieni. Ma non saprei dove andare, se dico la verità. I don't know where to go. Tipo qua sopra, qua dentro ci sono andato, sì. Vedi? Certo, perché non ci potevo andare.
due bombe. Queste le mettiamo qua. Porco due, porco. Sai che faccio, tiro la bomba. Ma lei con la ski, ma lei con la ski. Figa la bomba, eh. Lower Forest. Stanno dei ragni là. Due, ma che ho tutti sti ragni, oh. Porco due, sto per morire. Cazzo è merda. Via, entriamo qui dentro. Ammazziamo sti ragni del merda. Dio buono, mi sa che ne erano 200.000. Ma che tanta gente! Ma raga, muoio di sicuro. Aiuto! Wow! Dico solo wow! La potenza, i ragni una pippa mi fanno i ragni, una pippa. Sì, una fragola, porca puttana, che cazzo ci faccio? Quindi potevo andare giù anche da sta parte volendo. E quello? Il gancio che serve?
a campo aperto. Sono più bravo. Ok, serve qualcosa questo gancio. Niente, su via. Su via, dai. Non mi vuoi fa qualcosa? Su via, brother. Io ci sono arrivato alla Lower Forest, ma non mi ha dato niente. Mi ha dato una cazzo di fracca. Come lo piglio quello là? Bene, bene. Qualcosa succederà in questo strano mondo, vaffanculo. Ma io sti cosi che ci faccio? 599 punti. Ma si sì, ridormiamo un'altra volta. Tanto. Ma capisce qualcosa? Tipo qua? Attenzione, perché io ho visto una acqua sotto. La strategia, attenzione. Oh mio Dio, sì, cazzo, che cos'è? Non lo so, ma sicuramente sarà una cosa bellissima. Molto bello. Let's go. Ehi, vieni qua. Venite qua, venite amici. Boia. Ma che è sta cattiveria? Dai, qualcun altro si vuole fare sotto? Ah, ci avete paura, ci avete, eh? A stronzi. Ci avete paura, ci avete. Vieni qua, vieni, dai. Ah, paurosi siete. Paurosi siete, eh? Ci avete paura, sta botta. Sì, ma se non trovo niente per questo gancio, che cazzo ci faccio? In questo pazzo pazzo mondo, dove devo andare? Attenzione, perché qua io ho visto, forse c'è un passaggio. Check, check, niente.
ancora East Forest. Ma chi è East Forest? Venite amici, venite. Ah, là dentro non ci sono per niente. E secondo me non ci sono per niente, sai? E invece sì. Qua pure ci sono andato. Quello che pensavo anch'io. Qua? Per risalire devo imparare a saltare. Ma dove? Dove imparare a saltare? Dove? Aspetta, perché qua c'è un'uscita che io non ho mai visto. O forse sì. Secondo me l'ho vista. Vediamo. Sì, l'ho vista. E dai, salta però. Carino. Che cazzo non usa più il legnetto adesso? Bene. Ma tu guarda che coglionazzo. E tu vuoi là? Ci ritroviamo qui. Ma tu pensa, bastava passare là dietro. Un po' lo scuro, ci troviamo. Non si vede un cazzo. No. Che cazzo è successo? Che era un diapason. Ah, ho utilizzato un diapason. Ok, ma che devo fare? Ora che è successo questo? Vediamo cosa succede fuori. Forse fuori è successo qualcosa di importante. Chi lo saprà? Chi lo saprà? Vediamo. Ma
assolutamente no. Però ora qua posso fare molto più cose. Guarda là. Che dice? Ring the West Bell. Lo stiamo. Twist Forest. L'ho fatto. Under the Well. In. Si capisce un cazzo. Ah, io sto qui, eccomi. Quindi andiamo qua. Qua c'è l'East Forest, dove sono sti. West Garden, Bell Tower, vedi? E Dark Tomb. Ok, ok. Ok, forse ho capito qualcosa. Ora, tiriamo su questo. Guardare che qualcosa succede. Diapason, un altro diapason. Via. Due di questi e vai. Qua dove sono arrivato? Absolutely not. Da quest'altra parte mi serve un po' di cose, qualcosa per poter anche solo andare in giro. Quando sono arrivato, vero? Esattamente. Quindi andiamo, continuiamo imperterriti per cercare di perfetto. Attenzione, perché qua io non c'ero andato. Qua io non so quello che è. Bella miccia. Enzo miccia. Ah, questa è la vecchia casa. Di cui si parlava in quella mappa. Ma io una potenza del genere di percorso, dove cazzo la trovo la potenza?
Una potenza ipercossa del genere dove si trova? Cioè in un mondo fatato. Ok. Scudo, moment of safety vulnerabile, 150. Ah, ok. Blocca, ma io non ho capito come si blocca, quello è il problema. Frutta, chiave, stick, sword, shield. Ah, ma serve lo shield. Bomb, bomb, bomb. Magic items. Ah, vedi, questa era la pagina inizio, la pagina prima. Via, niente. Sti diapa sono, non so proprio cosa ne posso fare. Oia, e che è? Cazzo, cazzo. Ma. Ma. Vediamo qui, va, che c'è. Chiusa. Casino è chiusa. Attenzione, abbiamo un mulino qui. Entriamo dentro il mulino e vediamo cosa succede. Andiamo sulla seconda stanza del mulino. Un mare di soldi, praticamente un mare. Ci dovrà fare. Finalmente però ho capito a che servono i soldi anche in questo gioco. Ah, ma voi non vedete le mie pozioni? Ma è brutta questa cosa. Aspetta, fammi mettere la faccia mia stando da parte. Vedi, guarda un po', una cosa che di cui non avevo proprio assolutamente niente idea. Guardate amici, adesso cosa vedrete. Guardate amici, guardate. C'erano delle cose. Hai capito com'è il mondo? Eh? Forse lo metto un po' più piccolo, se è troppo grosso, forse sì, mi metterò più piccolo. Zecchi. Zecchi. Molto meglio, molto meglio. Sì, 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 molto meglio. Ritorniamo giù. Ora con questo nuovo taglio ritorniamo a giocare. Ah. Ok, vediamo un po', vediamo un po'.
guerra che ne hai con guerra? Sì, mi lascio, perché serve? Io so sai che faccio. Prova a buttare giusto cosa. Attenzione, qua mi ritrovo in un posto di ormai così, completamente a caso. Ah, c'è lo scudo tutto però. Voglio se grossi. Ok. Entriamo qui dentro, me lo dai uno scudo o no? Me lo dai uno scudo o no? Niente, me ne dai un cazzo, vabbè. Era un po' di soldi. Aha! Dei fiori, evviva! Aha! Dei soldi! Aha! Un'altra dinamite! L'ennesima direi! Ho preso tutto qui dentro. Usciamo. Let's go. Cosa sta succedendo dietro di me? Morire. Ah! No! Sì, Diego, sì. Sì, qua muoio sicuro. Muoio al 100%. Ah, non c'ho questi. Let's go, cazzo. Let's go. Sì, cazzo. Perché? Alla grande, le bombe sono fantastiche.
Dai una pozione, per favore. Adesso si può ritornare dentro l'Old House. La casa del signorino. Eccola. Ah, ok. Bene, tutte le chiavi uguali. Complimenti. E vai uno scudo. Ok. Oh, Dio mio, gliel'abbiamo fatta. Un cazzo di scudo, che bellezza. Guarda. Sai, fratello, ma io ho bisogno di qualcosa che mi faccia sopravvivere. Io lo sapevo che andava a finire così. Lo sapevo, cazzo, lo sapevo. Vabbè, fa niente. Mo dove mi trovo? Ah, forte. Proviamo. Non l'ho capito tanto.
Via, vabbè. Dico solo che finale è Vescusa. Finalmente. Let's go, let's go. Non gioio, via, ciao. Pacco. Pacco come se non ci fosse un domani. Prima di tutto adesso salvo qui perché eccoci, siamo ritornati. Porca troia, Vanderenfader, siamo ritornati. Porca troia. Forza, forza. Stava qua, vero la cosa? L'anima del centauro. Dentro pure ci entra, ma prima voglio via la mia. Ci siamo. Ma che palle! Ma che cogliones! Via! Adesso mi sarò molto vicino.
Bene, bene, bene. Qui dai a tutto perché mi sono rotto il cazzo. Giù. Vediamo, vediamo. Let's go. Questi due mostriciattoli. Let's go. Ah. E ci riprendiamo tutto quello che è nostro. Così, come se niente fosse. Che cazzo è? Oh! Ma che scherziamo? Non ci arrivo là. Altro fiore. Questi fiori inutili che cosa serviranno? Entriamo qui dentro, nella tana dei serpozzi. Credo che morirà. Ma tu dimmi se non so fortissimo. Adesso come cazzo esco da sto posto? In Andri 2 così al buio. Cioè, che cazzo posso fare?
Ragazzi, io non so quello che devo fare. No, che è successo? Ok. Cioè, non so nemmeno se mi sto muovendo. Oh, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Sì, cazzo, sì, grande Diego. E ce la fa, la grandissima. Qui ci si ritorna dopo, va? Mi sa che è meglio. E a questo che cazzo gli faccio? Come, non può spiegare? Mica è complesso così. Allora, let's return. On the other side. Ah, poi posso... Ah, non nemmeno. Tipo poi anche lì tipo che cazzo c'è sta? Che c'è sta? C'è sta qua, cosa se no? Ah, se via su anche da sta altra parte, no? Ok, piano piano sto. Attention please, attention. Attention please, attention. Ah, sì, e vai, ho salvato qui. Ma dove stavo prima? C'è tutto sto giro per andare sul posto che ci potevo andare anche da qua. Io non ci posso vedere. Cioè, ho fatto tutto sto giro e poi... Ma non ci posso credere. Vabbè, meglio così. Thank you.
A quanto pare non funziona così. A quanto pare non va bene. Ora che conosco questa scorciatoia è tutto più semplice. Esco. E questo? Perché sta così vicino? Ok. Va bene. Se non ci vuole del fuoco. Sai che secondo me ci vuole del fuoco? Ma fate che appamme sto stronzo. Ma è fuori di testa sto cosa. E ora? E ora cosa c'è? Cosa per andare avanti. Ma più all'anima. Sei cazzo. E qui dove si va? Si va nella città dolente? Si va nell'eterno dolore? Tra la perduta gente? Ok, allora attacco. Difesa, HP. Potion 300 300. Ah, questi sono il mio score. Oh no, you can do it. Try to be disastrato. Ma ancora già capivo qualcosa. Perché già capivo. Andiamo bene un attimo qua, c'è, no? Qui dove stavo prima. Finalmente tutto torna.
Sera Pole, ciao Pole, come va? Come va? Spero tutto bene. Bravo, bravo. Procede con soddisfazione? Sì, è abbastanza carino questo gioco, devo dire che è abbastanza carino. Guarda, questo è il mio mercante. Molto bello, molto bello. E nulla. Sono le 21:10 però, quindi fra poco smetterò. Mi dispiace, cari amici. Hollow Knight ci ha dimenticato allora. Sì, devo dire che comunque penso non sia colpa di Hollow Knight, perché pure qui mi ero bloccato, quindi ti dico tutto. Quindi secondo me un po' la colpa è mia. Faccio peccare. Potrebbe essere, eh. Ammetto il fatto che io faccio peccare. Tutto bene, grazie. Questo gioco è fighissimo. Sì, è molto molto bello. Sinceramente l'ho proprio preso completamente a caso. Nel senso, l'ho trovato completamente a caso. Beneath the Well. Poi, giusto fuori. Vedevo che scoccava io. Porca, qui lui è un sacco veloce, vai. Sì, cazzo. Ah, ma perché vado lento sull'acqua? Oh, una bella cosa che non so cosa sia. Lo sapevo, io lo sapevo tutto qui. C'era qualcosa di un fragolozzo che adesso avvierò alla grande. RP. RP. Vai. L'hai scelto per similarità con quello del corvo, come si chiama? Death Door, esatto. Quello del corvo, come si chiama? Io proprio non riesco a capire come possa una persona essere così. Non mi piace, non mi piace. Ok, amici. Allora, io direi che è ora di lasciarsi. Mi dispiace. Ma sono le 9:12 e quindi è ora di lasciarsi. Io vi saluto, vi ringrazio. Naturalmente vi do appuntamento a domani con Simone, perché domani io domani sera non ci sarò. Anzi, molto con molta probabilità non ci sarò né domani sera. E niente, peccato non ho fatto in tempo prima. Non ti preoccupare, Francesco, torneremo più forti che mai. Comunque, dicevo, è un peccato che non hai fatto in tempo, ma ti puoi rivedere la lives alla grandissima. Poi dicevo che a parte quello. Cosa che, oltre a quello, dicevo anche che domani io non ci sarò, domani sera. E probabilmente nemmeno giovedì sera. Non lo so, forse giovedì sera sì. Però non me lo ricordo, sinceramente. Comunque domani penso che non ci sarò. Domani, cioè, domani non ci sto di sicuro. Quindi, no, è esatto, è quello il problema. Forse l'unico giorno che potrò streamare un altro giorno sarà venerdì, cioè sarà giovedì. Perché venerdì e sabato sono super impegnato. È un periodo veramente pieno pieno di impegni. Sta settimana poi è proprio una cosa assurda. Però noi siamo forti, flexiamo alla grande e andiamo. Canale chiuso. Ma per fortuna ci sarà il nostro amico Simone a allietarci con il suo. Con il suo andare in giro a giocare con altri personaggi. Comunque, molto carino con altri giochi. Comunque, molto carino questo gioco. Molto carino anche la grafica per ora. Quindi io vi consiglio di rivedervelo. E ci vediamo o domani sera dopo le 9. Boh, potrebbe essere anche dopo le 9. Oppure giovedì. Comunque, domani sicuramente con Simone. Ciao a tutti e Fantasia e Animal Crossing, esatto. Ciao a tutti e ci vediamo. Alla prossima puntata. Oh, 4 spettatori. Cioè, proprio adesso che mi vado via, 4 spettatori. Ma porca puttana. Ma cioè, lo fanno apposta. Dite la verità, lo fanno apposta. Non può essere, non può essere. Twitch lo fa apposta. Twitch non mi vuole. Nella vita non mi vuole. Twitch, ma non mi interessa. Io continuo lo stesso. Cazzi loro.
Comunque, dicevo, ciao a tutti e ci vediamo giovedì. Ciao a tutti amici. Sì, stavo pensando se era giovedì, il giusto momento. Probabilmente giovedì. Ciao a tutti. Ciao 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 ciao. Ciao amici, ricordatevi la live perché è molto bello questo tonic, to, tunic, tonic, tunic, tunic. Molto bello, molto bello. Molto bello. Io e il quadro bianco occhi blu dietro di me. Vi salutiamo e ci vediamo giovedì. Ma domani con Simone, mi raccomando. Mi raccomando. Thank you.